Mailboxes a Cava dei Tirreni, unica sede in via Vittorio Veneto 19, soddisfa tutte le tue esigenze. Può considerarsi pienamente riuscita la prima edizione dei Sustainability Awards, il premio ideato e promosso dall'Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti Regione Campania e da Confassociazioni Campania, rispettivamente rappresentati dai presidenti Antonino Apreda del Lucid Campania e Leonardo Scrocco di Confassociazioni. L'evento, articolatosi a Cava dei Tirreni nei due giorni del 13 e 14 aprile, ma che ha previsto soprattutto nel sabato un intenso programma di appuntamenti, intendeva premiare persone impegnate nel sociale, professionisti, dirigenti di impresa, che con il loro lavoro quotidiano avevano dimostrato un impegno nei diversi ambiti della sostenibilità. Gli ospiti provenienti da vari contesti territoriali campani, ma anche da fuori di regione, hanno dapprima avuto modo di apprezzare le bellezze architettoniche e artistiche dell'Abbazia Benedettina della Santissima Trinità, attraverso una visita guidata completa del monumento iniziata sabato alle ore 10, comprendendo anche una lunga sosta in biblioteca. Presidente, vogliamo spiegare qual è la filosofia e gli obiettivi principali del Lucid che lei rappresenta? Sì, sono da Sorrento Lino Apreda, presidente regionale del Lucid, Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti. E questa, riconosciuta dalla CEI, è un'associazione di imprenditori e di dirigenti che vivono il quotidiano testimoniando la Cristo e degli insegnamenti millenari della Chiesa di Roma. Siamo qui per questo premio sulla sostenibilità, la prima edizione, non a caso parte dalla Badia di Cava, che rappresentata e rappresenta un faro per tutto il Sud Italia e tutto il Mezzogiorno, ma anche la sostenibilità, cioè l'attenzione all'ambiente che va preservato per il futuro, l'ambiente che è anche la società, che è anche la famiglia, che è anche il lavoro per i nostri figli e per il futuro. Si rimane sempre meravigliati quando si è in visita all'Abbazia Benedettina di Cava dei Tirreni, soprattutto per chi è qui per la prima volta. Sì, sì, è vero. Io l'ho voluto fortemente perché credo che sia il simbolo della importanza di Cava dei Tirreni e oggi ho ospiti che vengono un po' da tutte le parti, che rappresentano la simbiosi e la sinergia fra due grandi associazioni, Confassociazioni e UCID. E quindi ci sono persone che vengono da Roma, da Benevento, da Napoli, da Sorrento, da Milano. Sono tutti estasiati, li ho guardati, li ho visti. È un monumento che merita veramente non solo la visita ma anche la riflessione. A volte noi cavesi forse dobbiamo dare più importanza a quello che abbiamo, crederci anzitutto noi e poi fare in modo di aprire le porte di questa città. E io ho voluto fortemente questa manifestazione a Cava dei Tirreni e sono stata autorizzata a ciò. E non è stato semplice perché comunque portare gente da altri posti anche abituati a vivere in situazioni importanti, portarli a Cava, non è stato semplice, ma tutti l'hanno accettato. Io spero veramente con tutto il cuore di poter dare il massimo dell'ospitalità di Cava dei Tirreni e dei monumenti di Cava. Alle ore 13 una pausa pranzo con la degustazione di prodotti bio e a chilometro zero presso i giardini della vicina Villa Scapolatiello. E nel pomeriggio, presso una sala della stessa struttura alberghiera, si è dato avvio alla cerimonia di premiazione per l'ottava edizione del progetto Il Cireneo, nell'ambito del quale, con il concorso del club Inner Wheel di Cava dei Tirreni, sono state conferite delle borse di studio a studenti dell'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII, che si sono particolarmente distinti in lavori incentrati sul tema della sostenibilità. Con la presenza dei due arcivescovi di Cava Amalfi, Monsignor Orazio Soricelli, e di Salerno Campagna Acerno, Monsignor Andrea Bellandi, nonché dell'assessore all'istruzione del comune di Cava dei Tirreni, Lorena Iuliano, si è quindi entrati nel vivo dei Sustainability Awards, aprendo così un rapido spaccato su tante storie di persone concretamente impegnate per il raggiungimento degli obiettivi ONU dell'Agenda 2030. Da segnalare tra i premiati la presenza di Don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano, noto per le sue tante battaglie contro i reati ambientali e contro la camorra più in generale. A Sorrento il 28 e 29 giugno ci vede con
riuniti, e questa di Cava oggi è una delle tappe, ci vede riuniti perché presenteremo il libro bianco degli imprenditori. Il libro bianco degli imprenditori è la dottrina sociale della Chiesa spiegata e porta agli imprenditori come un manuale che noi diamo e presentiamo di gestione manageriale. Quindi noi dimostriamo con la nostra vita, le nostre aziende, che applicare la dottrina sociale della Chiesa nelle nostre aziende porta dei profitti. Ecco, non è solamente catechesi, è pratica, perché è pratica, e siamo convinti che il profitto a cui tende ogni azienda, che è giusto che sia, diventi prosperità per chi vive intorno. La sostenibilità è un momento di attenzione all'attività economica che non sia solo per mero interesse personale, ma che sia rivolta al bene comune. La giornata di sabato 13 prevedeva infine il concerto al piano di Rina Takahashi, virtuosa pianista giapponese che ha interpretato un recital dal titolo Amore. L'esecuzione dell'artista del Sol Levante, preceduta da un'apprezzata esibizione degli studenti dell'indirizzo musicale dell'Istituto De Filippi Sgaldi, ha riscosso uno straordinario successo ed è stata seguita da un pubblico che ha riempito la cattedrale dell'Abbazia Benedettina, rendendo necessaria la sistemazione di molte sedute aggiuntive rispetto alle panche della stessa chiesa.